Buonasera a tutti e a tutti, grazie ancora di aver scelto nuovamente la libreria per questo evento all'interno di Book City, che è una bella manifestazione che sta percorrendo l'intera città. Questa sera discutiamo di un libro molto importante, a mio avviso sovrano, di Anna Rosa Buttarelli, che al centro del tavolo la conoscete, non credo di doverla presentare a tutti. Discuterà di questo libro con lei Stefania Ferrando, che è qui alla mia sinistra. Stefania è una giovane e bravissima studiosa che lavora tra Padova e Parigi. Alle sue spalle un libro molto interessante su Foucault, il cui titolo è La politica a rovescio. Fa parte di Diotima e adesso sta facendo una sua ricerca sulla politica delle donne all'inizio dell'Ottocento, che mi pare sia su un giornale dell'inizio dell'Ottocento, quindi uno dei primi giornali ottocenteschi su questa questione. Giacomo Clemente, invece, alla sinistra di Anna Rosa, è uno studente della Cattolica, se non sbaglio, di Milano, della Cattolica, ed è stato allievo della scuola di scrittura pensante di Luisa Muraro ed è con noi a discutere appunto questo libro. Vi ringrazio per la loro presenza, ringrazio tutti voi e lascio loro la parola. Non so come vi siete messi d'accordo. Allora, per primo Giacomo. Ciao. Allora, il mio intervento sarà un intervento di natura storica sul libro di Anna Rosa e purtroppo, data la sua natura, sarà il meno legato dei due interventi mio e di Stefania alle implicazioni teoriche e politiche del libro. Questo però non toglie che lo utilizzerò, che faremo riferimento al capitolo da Anna Rosa più legato alla storia e alla teoria, cioè il quinto capitolo, quello sulla sapienza al governo. Ora, considerando la natura storica del mio intervento e considerando questo quinto capitolo, la cosa che mi pareva più sensata da fare era quella di provare a capire un attimo quali fossero i presupposti storici, no? Del discorso Anna Rosa, e quindi siamo nell'ambito della storia. Ora, potrei iniziare questa cosa qua confessandovi una mia impressione che ho subito nello studio degli esami della storia moderna. Questa impressione credo sia familiare ad ogni studente universitario o a ogni appassionato di storia. E premetto che ho iniziato a studiarla e ad avvicinarmi un po' più approfonditamente alla storia moderna dopo lo studio della storia contemporanea. Ora, è ovvio, lo sappiamo, che sono delle distinzioni sciocche, un po' sceme, con la storia moderna, sono delle distinzioni più accademiche, più metodologiche, se vogliamo. Però questa distinzione ora mi pare utile, perché presta poco dalla Costituzione del Secondo Impero Tedesco, di Bismarck, che siamo nel 1870, a oggi, la storia contemporanea, tutto sommato, chiaro nelle linee essenziali, è piuttosto semplice da capire e anche da ricordare, se la confrontiamo a ciò che avviene in maniera approssimativa con la presa delle Americhe a fine XV secolo fino al XV, al congresso di Vienna, alla caduta di Napoleone, che è lo spazio di tempo che tendenzialmente è sempre accademicamente la storia moderna, no? E allora io mi chiedevo, anche con i miei amici all'università, quali fossero i motivi della difficoltà della storia moderna. Allora, pensavamo, da una parte la storia contemporanea si sviluppa in un arco di tempo di 150 anni, no? Più o meno siamo nell'età 800 fino ad oggi. La storia moderna per circa 3 secoli. E quindi è chiaro che uno dei primi motivi potrebbe essere quello del più lungo tempo, dei più fatti e quindi dei più personaggi legati a questi fatti. Però mi sembra un po' idiota come spiegazione, perché di fatto ci sono fasi storiche molto brevi, no? Anche la vita di Elisabetta I, ad esempio, o la guerra dei 30 anni del 300, a cui sono state dedicate librerie infinite rispetto alla storia della Repubblica Italiana, ad esempio. No? Vabbè. E c'è un altro motivo, però, che mi pare possa essere intracciato semplicissimamente, mi pare sintomatico, e cioè basta sfogliare un indice dei nomi in qualsivoglia manuale di storia moderna e di storia contemporanea per vedere quanti più di questi nomi compaiono diversamente da quello di storia contemporanea in quello di storia moderna.
Ora, questa è un'osservazione idiota perché è immediatamente osservabile, immediata, è banale, però credo sia oltre questa spiegazione a contenere quella debole che abbiamo detto prima, cioè del più tempo, credo che contenga dei caratteri strutturali, no? Molto importanti, ha un motivo molto importante, e questo motivo è legato, in modo lampante mi pare, cioè nella totalità degli Stati europei e nella quasi totalità della storia occidentale è stata la forma di organizzazione politica predominante. Questo molto semplicemente, esclusivamente questo. E cioè il fatto di dover ricordarmi ad ogni paragrafo e dopo ogni virgola, non ad esempio le vicende di uno Stato nei confronti di un altro Stato, ed ora Stato lo intendiamo in un'accezione per così dire forte, di potere pieno, impersonale, territoriale, pubblico, come lo intendiamo oggi, per farla breve, anche se nella fase di declino, come sta scritto anche nel libro. Però l'odio dello studio della storia moderna è quello di ricordare i nomi dei componenti delle dinastie che nel corso del tempo si succedono, ricordare i necessari legami che un componente di una dinastia ha con il componente di una dinastia diversa, e di conseguenza vedere chi sia quell'altro, il componente della dinastia diversa, e vedere che legami ha con altri componenti, e che magari entrano in conflitto con quelli della prima dinastia, e via dicendo. Ora, nella prima fase c'erano le guerre di successione, tutta roba era legittimata ad occupare i troni di uno Stato e viceversa, è un momento folle. E di questi due paradigmi, diciamo, di Stato, quello personalistico e quello impersonale, diciamo, oggi mi pare palese, stavo entrando, prima leggevo, abbiamo due esempi palesi, credo, anche in Italia, diciamo, delle cose che dice la Cancellieri è l'altra forma, no? Con lo scandalo ultimo che c'è stato, sta in Parlamento e dice io sono una servitrice dello Stato, no? E quindi i soldi sotto dello Stato, è qualcosa di impersonale, d'astratto che sta sopra di tutti. Ora, parlare di organizzazione dinastica del potere, e questo è il punto che volevo arrivare, significa far riferimento a una politica di tipo familistico, e cioè di famiglie. Dire famiglia e dire dinastia è più o meno la stessa cosa. La politica familiare, cioè fino presso a poco alla fine dell'Ancien Regime, più o meno fino alla prima metà del Settecento, era riconosciuta dall'elite delle dinastie principesche e dalle stirpi nobili. Lo spazio sociale, quindi, era regolato dalla famiglia, che deteneva il potere, sul paradigma dell'organizzazione domestica, perché l'organizzazione domestica era il luogo privilegiato in cui la famiglia opera. Di conseguenza il governo domestico era applicato ai centri di organizzazione sociale come la corte e l'intero regno. Nel periodo moderno, il cosiddetto Stato moderno, si sviluppa in un contesto sociale dove i legami personali e soprattutto la famiglia avevano un'influenza fondamentale sulla struttura e l'organizzazione politica in generale. Nell'ambito della modernità siamo in una società di tipo familiare, dove ciò che contava erano i rapporti di sangue biologici e parentali, e qua però stiamo parlando chiaramente non della famiglia del contadino che sta nel contado in Inghilterra, stiamo parlando delle famiglie del principe, no? Questo significa che la struttura politica moderna e la conformazione del cosiddetto Stato moderno, questo è un punto importante, favorisce la formazione di una struttura in cui ciò che è pubblico, lo Stato, e ciò che è privato, la famiglia, chiaramente ancora stiamo parlando della famiglia del principe, il potere dei vertici, non sono nettamente distinte e chiaramente separate, famiglia, Stato, pubblico e privato. In questo contesto di totale evaporazione dei confini tra sfera pubblica e sfera privata, la res famiglia e la res pubblica non è questa distinzione solo molto difficile, ma mi pare di poter dire completamente inutile. I termini di privato e pubblico perdono significato, ed entrambi privato e pubblico, per quanto riguarda la famiglia del principe, che è una famiglia dinastica, e la dinastia, come abbiamo visto prima, è la forma di organizzazione politica predominante nella storia occidentale. Privato e pubblico sono completamente fusi insieme, e distinguerli per noi oggi, dove queste due sfere sono completamente separate, produrrebbe dei fraintendimenti. Di quelle realtà politiche che questa distinzione non la conoscevano e non erano neanche semplice. Questo qua è un libro di Laflet con uno storico di una noia mortale infinita, e questo
descrive il mondo che abbiamo perduto e parla dell'era preindustriale. Il primo capitolo fa una distinzione tra nucleo familiare e gruppo familiare. Noi intendiamo nucleo familiare, cioè quello che la tradizione ci ha inculcato, e cioè un padre, una madre e la prole, d'accordo? Mentre lui dice che in realtà c'erano i gruppi familiari, e cioè delle organizzazioni proprio, dove c'erano servitù, e quella servitù non era servitù, era servitù, ma faceva parte della famiglia ed era famiglia a tutti gli effetti. Noi lo intendiamo come nucleo familiare. Il primo capitolo è interessante perché quando parla dell'altro, il gruppo familiare, dice il superamento della famiglia patriarcale, genitori e figli, padroni e servitori. A Cosa Pubblica troviamo ad esempio Jean Baudin, no? C'è un testo bello di Conte Dorisio, in un libro che si chiama proprio Famiglia e Stato nella Repubblica di Jean Baudin. Ora, nel primo libro della Repubblica, lei rovescia una distinzione aristotelica, che era quella di economia e città, che sarebbe di economia e politica, che sarebbe più o meno grandi linee di famiglia e di città, e la rifiuta questa distinzione, perché molto semplicemente dice, per la fondazione di Milano, ad esempio, che è la grande repubblica, la cosa essenziale per la fondazione di Milano è che vengano costruite le case a Milano, quindi anche se la casa è, diciamo, l'elemento che costituisce tutta Milano, è più importante di tutta Milano perché è ciò che permette la costruzione di Milano intera, no? Allora dice, non solo questa è la cosa importante, la casa, cioè la famiglia e l'amministrazione domestica della casa, erano da considerare, secondo Baudin, non solo come una parte vitale dell'insieme della Repubblica, ma addirittura, secondo Baudin, la famiglia era il modello stesso della Repubblica e della sua amministrazione politica. L'organizzazione familiare e la collaborazione coniugale sono giustamente, perché così succede fino a, appunto, le democrazie parlamentari tendenzialmente, sono questa organizzazione familiare dei modelli di governo. Possiamo forzare un po' i termini e potremmo dire che lo Stato, così come a grandi linee si configura nel corso della storia, è la grande casa del principe, una casa in cui per forza di cose il privato e il pubblico sono la stessa identica cosa. Ora, il punto importante è questo, per capire i presupposti storici del quinto capitolo, e cioè che la parte delle donne che hanno avuto un ruolo politico istituzionalizzato, e questo bisogna essere chiari, istituzionalizzato, possa essere capito solo presupponendo il contesto familiare dell'organizzazione governativa del potere. Cioè, se il potere dinastico è la forma di governo predominante, e dire dinastia è come dire famiglia, come abbiamo visto, le donne che hanno governato gli stati molto spesso in modo davvero decisivo sono donne essenzialmente di famiglia e donne che fanno parte di un nucleo familiare. Sono le famiglie a comandare e le donne che comandano sono donne di famiglia. In una struttura politica basata sui legami personali della famiglia del principe, l'ambito privato e l'ambito pubblico, non essendo affatto separati, non impedivano alle donne l'esercizio di quei ruoli e di quelle funzioni che poi diventano molto più rari in un'organizzazione politica fondata su istituzioni impersonali, territoriali e pubbliche del potere sovrano. Ora, Anna Rosa nel primo capitolo del suo libro, utilizzando Bateman, ha mostrato in modo netto, è davvero quasi incontestabile, la vera natura della famiglia e del matrimonio, che per così dire la codifica, no? Facendo vedere come dietro la famiglia si nasconda un contratto sessuale. Ora, un attimo, prendo, perché è bella quella parte. E dice, ma essendo serve, si è pensato di collocarle in un'area spazio-temporale diversa, quella dove si esercita la piena libertà e la piena uguaglianza. Si inventa per loro la sfera privata, in cui sono costrette a restare in quanto serve, consensualmente sottoscriventi il loro contratto di matrimonio, istituto che prende l'aspetto di un contratto senza limiti di tempo, ma soprattutto si redige come un contratto sessuale, in cui le donne, in quanto femmine, si subordinano ai maschi in quanto maschi. E più avanti sul corpo civile, la creazione della società civile produce un corpo modellato sull'immagine del corpo maschile, che si viene a chiamare individuo civile, mistificandosi così in neutro, no? Quindi è chiaro, le famiglie dinastiche
comandano la politica e le donne stanno nel contratto matrimoniale in quanto stanno dentro la dinastia e quindi stanno strutturalmente in un luogo marginale di subordinazione. Questo di Anna Rosa mi pare il nodo fondamentale sulla questione dinastica. L'antichità e la modernità ci hanno mostrato i profili di grandissime regine regnanti. Tutti abbiamo sentito parlare di Maria Antonietta, no? Inequiparabilmente superiore al marito, non re per quello che interessa, il marito Luigi XVI, Maria Teresa d'Austria, una figura enorme che opera un radicalissimo cambiamento politico e radicalissime riforme dopo aver vinto la propria guerra di successione, no? Una di quelle guerre che dicevamo prima. Giusto per darci idea, un attimo, di quello che hanno fatto, per esempio, Maria Teresa d'Austria e Caterina la Grande, che erano due grandi regnanti del Settecento. È forse utile che ricordiamo qualche riforma che ha fatto e la confrontiamo un attimo mentalmente con quelle cariatidi che siedono oggi in Parlamento. Maria Teresa fa, promuove la tassazione dei parroci, l'incameramento dei beni del clero, la riscossione dei contributi da parte dei funzionari statali, introduce un nuovo codice penale, introduce l'eguaglianza di tutti i sudditi di fronte alla legge, abolisce la tortura, abolisce il foro ecclesiastico, istituisce scuole di formazione dei funzionari di Stato, riduce la censura ecclesiastica, riduce il numero delle feste di precetto, ridimensiona gli ordini religiosi e contemplativi, cosa stupenda, solo un genio poteva farlo, trasforma i seminari dei preti in seminari gestiti dallo Stato, quindi i preti credevano di essere stimolati di Dio ma diventavano funzionari di Stato di fatto, alla faccia loro. Introduce una patente di tolleranza per la libertà di culto dei luterani, calvinisti, ortodossi, promuove l'emancipazione degli ebrei, introduce la scuola elementare laica, è obbligatoria, la scuola superiore, entrambi ovviamente statali, dove lo Stato non c'ha oggi, diciamo, i post-fascisti, no? Stato, quello mancava di fatto lo Stato, perché è una cosa positiva che siano state statali. Altro esempio può essere quello di Caterina la Grande, la zarina russa, che incamera i beni della Chiesa Ortodossa e istituisce una commissione consultiva per la redazione di un nuovo codice volto a promuovere l'eguaglianza giuridica, promuove uno statuto di educazione nazionale per 2 anni di scuola, elementare gratuita per tutti, controlla il clero e abolisce la proprietà ecclesiastica e riduce i conventi, tutte cose stupende. Però anche pensando a queste cose molto belle, questo è il succo della questione che mi pare importante, lavorare insieme dopo quello che ha detto Anna Rosa, e cioè dobbiamo ricordarcene di quello che ha detto Anna Rosa sul contratto familiare e matrimoniale come contratto sessuale, e quindi dobbiamo tenere presente, al di là delle cose effettivamente fatte da queste regnanti, la posizione che strutturalmente queste magnifiche figure ricoprono, e cioè prima che donne, questo è il punto centrale, si sta parlando di dinastia e quindi di famiglia, prima che donne prese per sé, quelle di mogli e quelle di madri, perché molto semplicemente, come abbiamo detto prima, sono in primo luogo donne di famiglia, questo è il fatto, e quindi il loro ruolo mi pare possa essere definito esclusivamente da quello della famiglia, e cioè la famiglia patriarcale. Ora, così come la famiglia prima dell'intervento decisivo del femminismo radicale era esclusivamente una famiglia di tipo patriarcale, allo stesso modo il padre del regno e dei sudditi, il re, era aiutato dalla moglie che lo assisteva e governava al posto del marito e del re, quando questo era assente oppure crepava o era moribondo per una malattia. Ora, questo lo mette in rilevo Anna Rosa nel primo capitolo, dove scrive che la libera vita politica delle donne e il loro giusto desiderio di protagonismo non possono e non potranno dunque passare dalla porta principale del contrattualismo e dell'individualismo dei diritti. Ora lo faccio quello. Fallo. Ora, questo tentativo. Non puoi evitarlo. Questo tentativo di inquadrare le donne storiche sulla prospettiva della fusione di famiglia e Stato, sfera privata e sfera pubblica, mura domestiche e mura della città, lo abbiamo rilevato utilizzando 2 fonti autorevoli, come il libro d'Anna Rosa e il Cenno a Godin che abbiamo fatto prima. Allora io per curiosità avevo detto, vorrei vedere come effettivamente il senso comune del passato, diciamo così, pensasse la questione del potere delle donne, no? E allora avevo preso Sovrana, Anna Rosa, Buttarelli, avevo fatto un'altra minima ricerca e ho trovato questa cosa da fuori, da malato mentale,
e l'ho trovato in una prima edizione non pagata tanto, da una libreria di Torino antiquaria, una prima edizione del 1786 questa, di un ignoto, di un Ilgo Valdecio, si chiama, che scrive questo, appena avevo visto il titolo subito l'ho preso, e si chiama Le donne illustri che nel mondo fiorirono non pure in santità di vita, ma ben anche in valore, in dottrina, in saviezza e prudenza nel governo degli stati e delle famiglie, con l'aggiunta di altre valorose donne viventi nel nostro secolo. Scrive questa cosa qua. Ora, chi era questo Dionigio? Non lo so, nel senso che è introvabile qualsiasi notizia, l'ho trovato in un altro malato mentale che è Gaetano Melzi, che è un erudito, non so, di fine Settecento, scrive un dizionario delle opere anonime, pseudonime, e questo era un, vabbè, per farla breve, era un chierico minore riformato. È però importante perché in realtà il motivo per cui scrive questa cosa è importante, e lo scrive all'avviso il discreto leggitore. E dice, si è pubblicato nell'anno 1774 in Venezia con le stampe d'Ezzata l'opuscolo intitolato Scoglio dell'umanità, contenente alcuni avvertimenti salutari a giovani per cautelarli contro le male qualità ed incentivi delle donne viziose e mondane, e si è più volte, specialmente nella prefazione, protestato l'autore che non intendeva appunto riprendere in mira tutto il sesso donnesco, ma quelle donne unicamente le quali servono di inciampo alla misera umanità. Quindi questo scrive seriamente un testo, lo scoglio dell'umanità contro le donne, un misogino, è palese. E alla fine quindi scrive, per togliere adunque ogni pretesto agli irragionevoli censori di biasimare l'autore, quasi che fosse nemico capitale delle donne, ha egli pensato di contrapporre le tenebre il lume, e dopo aver esposto e provato nel suo accennato opuscolo i gravi danni causati alle donne scostumate e malvagie agli uomini, agli stati e alla Chiesa, per decoro alle donne sagge, ha egli riflettuto a essere giusta e dice qualcosa di pubblicare l'elogio delle donne illustri. E alla fine finisce dicendo, ora quelle scostumate, c'è praticamente tutto il genere femminile per Domenico Valdecio, leggano l'esempio di queste donne qua e a fine diventare virtuose. Ora, la cosa che ci interessa per vedere se effettivamente era così, dinastia, famiglia, Stato, è l'ultimo capitolo. Allora, questo scrive in rima, è becero, proprio la morte e la vita, è orrendo proprio il modo di scrittura, però è interessante. Questo scrive dei capitoli, il primo è dedicato alle donne illustri in santità, il secondo alle donne illustri per valore, il terzo alle donne illustri per dottrina, sulle donne letterate francesi, il quinto sulle pastorelle d'Arcadia, l'ultimo su alcune donne illustri viventi. Ora, quello che ci interessa è il penultimo. Però il titolo del capitoletto parla da solo, per quello che abbiamo detto fino adesso, famiglia, Stato, uguali, quindi donne strutturalmente marginali. Questo capitolo si chiama Donne illustri nel governo degli Stati e delle famiglie, li mette insieme proprio. E, ora, un po' mi dispiace perché volevo un secondo, eccolo, e lui così scrive. Già vedemmo per pietate molte donne segnalate, mi vergogno un po', le ultime tre righe, con saviezza e sofferenza le famiglie hanno governato per essere lo Stato. Quindi qua è quasi palese, diciamo, c'è una prova che un idiota qualsiasi del XVIII secolo effettivamente pensava che il potere donnesco, come lo dice lui, era quello famiglia e Stato, no? Ora è chiaro che la verità, diciamo, di questo libretto sta in quello precedente, no? Perché la morale per Domenico Valdecio, quella dell'ordine ideologico, è patriarcato, è palese, no? Non è che sta facendo un discorso pro donne, è proprio i due libretti messi insieme sono una perfetta strategia ideologica, di fatto funziona anche oggi così, no? Lo diceva pure Althusser. Quindi abbiamo la prova empirica che Anna Rosa e Baudin erano corretti. E nella storia. Ora, nella storia. Nella storia ci sono stati, però li lasciamo, ci sono stati due esempi, un paio di cose dal punto di vista giuridico proprio, che loro diciamo, che erano quello che possiamo chiamare il governo delle mogli e il governo delle madri, madri e mogli, mai donne prese per sé, d'accordo? Cioè, mogli e madri, stiamo ancora, come lo chiama lei, sul libro del furto simbolico, stiamo dentro l'ordine del furto simbolico, dell'ordine ideologico, no?
E questo per esempio era il titolo di Augusta che si aveva nell'antica Roma, pure nel Regno Italico, con Soffreni, così. E però, e chiudo, detto questo, prendiamo il capitolo Anna Rosa, dedicato ai tratti, come abbiamo detto all'inizio del quinto capitolo. Tra questi tratti ci sono quelli di Cristina di Svezia, Elisabetta prima d'Inghilterra, Elisabetta del Palatinato e molte altre, ma per queste ora non ci interessa, perché il discorso è quello storico. Fino ad ora, infatti, abbiamo visto che le donne, no? Che hanno detenuto il potere nel corso della storia possono essere contestualizzate solo con il riferimento dell'ambito familiare. Allora io quando avevo aperto questo capitolo e ho visto questi nomi, mi era venuto in mente, e qua mi pare davvero interessantissimo il gesto, dopo magari ne parlerei, e cioè il gesto teorico suo, e cioè quello di aver messo delle regnanti che stanno in un ordine del patriarcato in un libro sul simbolico, sulla sovranità simbolica. E cioè, in base a cosa queste regine che mette Anna Rosa nel libro, stanno nel libro da Anna Rosa? Ecco. Ora, in questi ritratti Anna Rosa vede l'esistenza da sempre di un'altra radice della sovranità, capace di farla crescere in possibile accordo a una democrazia mai realizzata. Ora, queste sovrane, cioè Cristina di Svezia, Elisabetta e l'altra Elisabetta, praticano dal punto di vista simbolico, quindi non stiamo più dal punto di vista storico, dobbiamo fuori uscirne per forza per poterne parlare, se no rimarremo avvinghiati nell'ordine del patriarcato, che è quello dinastico e familiare. Queste regine praticano una forma nuova di governo. Il motivo della loro presenza e della loro importanza sta tutto in quella parola davvero stupenda, perché è desueta e non è più utilizzata, che è quello di sapienza, no? Il titolo è Sapienza, la sapienza al governo. Ora, non c'è una definizione netta del termine sapienza nel capitolo Anna Rosa, però è tutto giocato sulla sapienza in fondo il libro, credo. Non credo che sapienza vada generalmente confusa con intelligenza, In questa direzione, cioè su questa differenza tra sapienza e intelligenza, ciò che andrò a scrivere della corrispondenza di Elisabetta e Palatinato e Cartesio, mi pare lampante, importante, una rosa scrive che Cartesio cerca in tutti i modi di trovare la chiave per dominare ed estinguere le passioni dell'anima in astratto, mentre la sovranità di Elisabetta nella vita pubblica e nel governo si radica sapientemente nell'esperienza, conoscendo lei quanto poco possa la ragione astratta, cucina di protocollo inefficaci di fronte alle passioni e al disordine delle relazioni. Se Cartesio fosse andato al potere, significa, sarebbe stato forse Stalin nel 300, una cosa matematica, no? Intelligente però disastrosa. Di fatto, poi, negli esempi che abbiamo fatto di Maria Teresa d'Austria, quelle erano tutte regnanti, massimamente intelligenti, l'astuzia fatta, incarnata. Però non basta per uscire dal furto simbolico che dicevamo prima, da questo furto che opera l'ordine del patriarcato. Bisogna partire dalla sapienza, che in fondo lo sappiamo meglio di tutti, soprattutto le femministe, voi, cosa indica questo termine, completamente ignorato dalla maggioranza. Credo che la pratica, io farei facendo anche il corso di scrittura, credo che la pratica del femminismo radicale abbia sempre fatto e faccia tuttora riferimento alla sapienza come alla propria lingua. E mi pare di poter dire che sapienza, per queste sovrane che indica Anna Rosa, è la capacità di innalzarsi sopra l'ordine ideologico del patriarcato, sopra, che consapevolmente o meno sottostà alla struttura familistico-dinastica e all'organizzazione del governo. E la cosa importante è che questo innalzamento però parte dall'interno di questo ordine ideologico, dall'interno. C'è qualcosa che forse con queste sovrane ha a che fare con qualcosa di eccessivo, forse. E cioè questa sapienza, la capacità di innalzare la vita sulla finta universalità della legge del patriarcato, la capacità di dribblare i regolamenti, la struttura stessa del patriarcato, utilizzandoli come punti di leva per risoggettivarsi dal furto simbolico dell'ordine ideologico del patriarcato, no? È questo, credo, la sapienza, è la ricchezza di saperi, di pratiche che fa esistere, come diceva pure Cigarini sulla politica del desiderio, che fa esistere il sesso femminile, senza che questo sia costretto, compresso, in questo senso forse hanno qualcosa di eccessivo queste sovrane, e cioè che fuoriescono, trabordano proprio
dalla rete ideologica, dalla politica monosessuata, dalla legge del padre che regola la sessualità e la simbolizzazione. Sapienza è la capacità di produrre simbolico, questo è il punto. E questa sapienza parte dall'interno dell'ordine ideologico, come abbiamo detto prima, uno perché di fatto queste formalmente sono sovrane, d'accordo? Cioè, hanno dei protocolli da seguire, mogli, no? Però dall'interno partono, perché sapienza è la capacità di queste sovrane di trasformare la marginalità strutturale, questo è, del proprio ruolo politico istituzionalizzato, anche se questo ruolo è quello della regina regnante o della tutrice, che erano i titoli dei governi delle madri e delle mogli, e trasformare questa marginalità strutturale in presa di coscienza, autonomia, e tradursi in questo modo in forza sociale, produttiva di legami, di vita, di relazioni. Questa è la sapienza di queste sovrane. E per chiudere, proprio chiudo, con il ritratto che Anna Rosa fa di Elisabetta prima d'Inghilterra, che da questo punto di vista è totalmente geniale. Ora, Elisabetta mostra come la sapienza sia la capacità, come abbiamo detto, di fare della propria marginalità ideologica il punto di leva della propria sovranità simbolica. Questo è il motivo per cui credo che queste sovrane siano qua. E più in particolare per Elisabetta, che rimane vergine, qua uno capisce il punto di leva, no? E cioè la capacità di svincolarsi dal contratto matrimoniale dato istituzionalmente per uscire dai rapporti di assoggettamento ideologico-patriarcale. Questo è il punto di leva. Utilizza, dribbla il momento matrimoniale, che è il momento per eccellenza, come abbiamo visto, no? Per farne il proprio punto di forza, quasi dialettiche sono come figure. E chiudo con la citazione, bellissima davvero la lettura. Nonostante i molti amori e le molte avventure sensuali che ebbe, compresa quella con il corsaro Francis Drake, Elisabetta prima, sapientemente, si proclamò vergine per significare, sostengo, non faccende di sessualità, ma il legame stretto tra vera sovranità e libertà da ogni soggezione contrattuale, o, in altri termini, per significare che non c'è sovranità senza libertà da rendere conto, da un interesse personale, tanto più se questa soggezione deve subirla una donna sovrana rispetto a un uomo padrone. Questo credo sia il motivo. Allora, quando ho pensato all'intervento di oggi, il problema che avevo, come spesso mi succede, era da dove iniziare. Nel senso che, per quanto strano possa essere, non è sempre scontato da dove si debba iniziare a leggere un libro. Perché quello che è successo a me leggendo il testo, il libro di Anna Rosa, è stato, iniziando dall'inizio, quindi la pagina 1, qualcosa nella mia lettura non riusciva a avere presa. E a un certo momento ho capito, non so se l'ho visto in me, nel libro, sono cose misteriose che capitano quando si legge, che dovevo passare all'ultimo capitolo. E quindi è quello che ho fatto, e da lì ho ritrovato, come dire, la possibilità di rimettermi nel flusso della lettura e della scrittura e seguire il filo del discorso di Anna Rosa. E quindi anche qui questa sera ho pensato di fare così, partire dalla fine. Dalla fine c'è l'ultimo capitolo del libro, Rigovernare, non solo in cucina, due esperienze contemporanee. Allora, si tratta di due racconti attraversati dal pensiero. Quindi c'è narrazione e allo stesso tempo c'è questa grande finezza di Anna Rosa, la capacità di trovare dei punti che captano l'attenzione, che fanno fare un salto di comprensione. Attratta da questo, appunto, sono, è da lì per questo che sono ripartita di lì. Allora, sono due racconti, uno riguarda, il primo, un po' più breve, l'esperienza di alcune operaie, delle operaie tessili di Brescia,
tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, e l'altro un'esperienza che tra l'altro vede direttamente coinvolta Anna Rosa, di una giunta vicino a Mantova, di Ostiglia, guidata appunto a partire dal 1991 da una sindaca. Si tratta, questo che Anna Rosa ci dice, di due esperienze di autorità femminile. Più precisamente, ci sono delle esperienze di un governo inedito, così lo chiamo, imprevisto, scusate, un governo imprevisto. Quindi ci fanno vedere come già praticata e realizzata un'altra possibilità di governo, che non è quella che conosciamo nelle democrazie rappresentative, che non è quella che si gioca quando si insegue la possibilità di avere un posto, ecco, attraverso le quote o no, nei luoghi rappresentativi in cui si decide. Un'altra possibilità di governo, ed è una pratica, quindi non solo un pensiero, ma anche una pratica di una sovranità politica differente, quindi ciò di cui il libro è riflessione. Una sovranità quindi politica che non è né quella del re, dell'epoca moderna di cui ci ha parlato prima Giacomo, né quella impersonata dai rappresentanti nei nostri stati attuali, o che dovrebbe, insomma, poi in realtà anche quella sta sfuggendo e cambiando, ed è una delle ragioni per cui questo libro è particolarmente importante. Proprio perché, lo dirò meglio dopo, ma lo annuncio già adesso, il punto è questo: riuscire a vedere all'opera dove si fa, dove trova i suoi punti più alti, e sostenere col pensiero questi momenti di sovranità altra, una sovranità femminile, è un modo, mi pare che questa sia una delle tesi del libro, quella comunque che mi ha catturato, è un modo, dicevo, di vedere una possibilità di sovranità popolare, del popolo, altra. Quindi la sovranità femminile, nella sua differenza, eccedenza, eccesso, per ritornare alle parole di Giacomo, e anche la possibilità di vedere un eccesso nella sovranità del popolo, ecco, qualcosa che, ci dice Anna Rosa, non è mai riuscito veramente a farsi nelle democrazie occidentali. Quindi è vedere questa possibilità e anche avere degli strumenti pratici e di pensiero per orientare questa diversa forma di democrazia e di sovranità del popolo. Quindi da qui l'importanza di questo ultimo capitolo, che ci fa toccare con mano più da vicino queste esperienze. Ora, questi due episodi, probabilmente, mi dicevo oggi pensandoci, di questi due episodi molte di voi sapranno più di quello che so io leggendo, avendo letto il libro di Anna Rosa. Quindi quello che voglio fare qui, e poi tra l'altro immagino che molte di voi abbiano anche letto il libro, lo faranno, quindi quello che voglio fare qui non è raccontarvi tutto, ma andare a selezionare alcuni punti nel modo in cui Anna Rosa ci restituisce questo racconto pensante, e soffermarmi su quelli per trovare alcune chiavi poi che mi paiono importanti nel libro stesso. Allora, primo episodio, primo racconto, come dicevo, quello delle operaie tessili di Brescia. Si tratta appunto di un momento in cui, fine anni 80, inizio anni 90, stanno cambiando le logiche di gestione delle imprese, e fatto sta che queste operaie tessili si trovano prese appunto in una decisione dell'azienda di legare, dico rapidamente, grossolanamente, i salari alla produttività dell'azienda. Quindi non più al lavoro, non è il lavoro che è al centro di questa trasformazione, quindi eventualmente anche della lotta sindacale che si sarebbe potuta fare, ma appunto questo rapporto tra i salari e la produttività. Questo che cosa vuol dire? Anche qui in sintesi: competizione tra le operaie, forme di controllo reciproco tra le operaie stesse e marginalizzazione della qualità del lavoro. Quindi non è il lavoro che conta, ma altre dinamiche. Si produce di più, quello è quello che è a questo che si legano i salari. Allora, il punto che mi interessa qui, che mi ha colpito, ecco, nel modo in cui Anna Rosa lavora su questo episodio, mettere in luce un'esperienza concreta di un'altra forma di
democrazia e di un'altra forma di contrattazione. Non si tratta infatti di una di un passaggio attraverso delle forme di rappresentanza. Ora, quel che rende ancora più interessante la scelta di, adesso vi dirò meglio su questo punto, però andando in questa direzione, quel che rende particolarmente interessante la scelta di Anna Rosa è che di questa esperienza esiste già una narrazione. In un testo del 2008 di Pamela Morelli, che lei, Anna Rosa 5 su cui lavora, tessendo abiti e strategie, no? E in questo testo sono raccolti degli interventi di Milena Bianco, che è una di queste operaie, di Oriella Savolli, che era la sindacalista che ha seguito la vertenza e le lotte di queste operaie, e poi di Delfina Lusiani, mi dimentico sempre, la conosco, che appunto fa parte di Dioti, l'ho conosciuta a Dioti, ma è comunque una appunto, figura di riferimento del pensiero della differenza. Ed è importante che ci siano queste narrazioni e addirittura il gesto di Anna Rosa di un'ulteriore ripresa. Lo dice infatti all'inizio di questa parte Anna Rosa quando sottolinea che in realtà probabilmente ci sono ovviamente molte e ricche esperienze di questo, del tipo di cui lei ci dà qui testimonianza, ma mancano i racconti. Ecco che una pratica di pensiero e politica al contempo importante è e sarebbe, riprendendo proprio una linea del femminismo, elaborare questi racconti, no? Proprio per mettersi in un circolo di crescita di potenza per cui il pensiero passa attraverso queste esperienze, le dice e allo stesso tempo restituisce potenza alle esperienze stesse. Quindi qui è interessante che, lo sottolineo, Anna Rosa parta da questa narrazione e ulteriormente la arricchisca. Ed va proprio, penso, nella direzione di questa esperienza particolare che c'è stata e, come dicevo, si smarca, pur volendo essere democratica, essendolo, si smarca dalla forma della rappresentanza, ma si basa proprio, lei dice, su un pensiero dell'esperienza, che questo libro in parte appunto restituisce. Perché le operaie non hanno delegate, quindi partecipano direttamente alle riunioni, proprio perché sanno che il proprio lavoro specifico che fanno e l'esperienza che ne hanno deve poter essere portata nella contrattazione, nella riflessione sul bene, su quel che è giusto fare, e peraltro a un certo momento decidono di non seguire le direttive dei dirigenti sindacali. E quindi portano al centro della contrattazione, poi lo leggerete meglio, l'avete letto nel libro, la qualità del lavoro. Quindi se l'idea era quella di metterlo da parte per legare salari a produttività, riportano al centro il lavoro. Ma non in astratto, ma legato veramente a quest'altra forma di esperienza politica. Perché l'idea di legare salari e produttività mettendo da parte il lavoro significa, per le testimonianze che ne danno, mettere fuori gioco delle esperienze, delle competenze delle lavoratrici. Quindi quello che invece vogliono fare riportando il lavoro al centro è mantenere l'autorità sul lavoro e l'autorità di chi quel lavoro lo fa. Questo è tenere la democrazia, una partecipazione, un saper contrattare senza delle logiche rappresentative. Quindi tenere ferma quella forma di autorità che è nel lavoro che si fa e nelle relazioni che sono implicate in questo lavoro. Quindi vedete, quello per cui lottano, che è questa autorità, e quello che già mettono in pratica, cioè l'autorità che hanno e che viene dalle loro relazioni, dalle esperienze di lavoro che hanno, fanno uno. Lottano per mantenere e continuare a fare quello che già stanno mettendo in atto. Questo è il simbolico, nel senso che danno peso a quello su cui hanno scommesso. Scommettono di non seguire le direttive sindacali perché danno valore a questa possibilità di, come dire, mettere al centro la loro esperienza, in questo caso nel lavoro, per fare meglio, come dire, governare meglio il loro luogo di lavoro. Quindi questo è un punto molto importante che cambia il senso del contratto e del contrattare. Come appunto faceva accenno Giacomo all'inizio, nella prima parte del libro
c'è una profonda riflessione di Anna Rosa sul contratto e sulla stazione che accompagna il contratto moderno, no? Come libero accordo tra individui liberi. E qui si vede che per essere giusto un contratto deve saper portare quell'autorità che viene dall'esperienza. Quindi c'è un contrattare diverso, c'è un ordine simbolico diverso che si gioca lì e che, io mi dicevo leggendo, si prende anche il rischio, poteva far saltare tutta questa mossa, è stato, come lo racconta, come dire, il coraggio di giocarsela in un modo diverso da come i sindacati si immaginavano, come già la trattativa era stata impostata. E questo elemento di rischio, di esposizione, mi pare importante. La seconda cosa che volevo sottolineare di questo primo episodio è un momento del racconto in cui è Oriella Savolli che parla e dice, beh, a un certo momento, sentendo l'insoddisfazione all'inizio, no, delle operaie rispetto alle proposte dei sindacati, eccetera, ho posto loro una domanda, no? Hanno detto, perché non dite quel che pensate? Lei dice, non mi aspettavo, ma questa domanda ha avuto degli effetti dirompenti. È stata una degli inneschi di questa decisione di prendersi su di sé la responsabilità di un governo diverso della situazione e di portarlo avanti. Lo sottolineo perché anche lì leggendo mi sono detta è un passaggio importante, nel senso che quelle relazioni che c'erano tra donne, quella sapienza che c'era già circolante, è interessante vedere che ha avuto un momento, come dire, importante di passaggio attraverso questa domanda, tra l'altro nemmeno un pensiero, proprio una domanda, di una sindacalista come Oriella, che ovviamente è legata al femminismo, al pensiero e alla politica della differenza. Quindi per dire che c'è questa circolarità, ecco, quando funziona, da non sottovalutare, tra quel che già è possibile nelle relazioni tra donne, quel che c'è nella loro sapienza e quel che può ulteriormente essere potenziato attraverso anche lì la sapienza e le pratiche che ad alcune donne vengono proprio dal femminismo e dal femminismo radicale, il pensiero della differenza e le pratiche che sono legate ad esso. E su questo che faccio il passaggio al secondo episodio. Come vi dicevo, appunto, siamo a Mantova, a Ostiglia, precisamente, dove dal 1991 la sindaca Graziella Borsatti ha, come dire, messo in campo un'esperienza politica di tutto rilievo. Il passaggio è legato a questo, che Anna Rosa, come ci racconta nel libro, ha intervenuta in prima persona, è stata coinvolta in prima persona da questa esperienza e, come dire, dall'esigenza, dice, di trovare le parole per sostenere quel che di nuovo si stava facendo, per aiutare, ecco, per aiutare a dare queste parole e a mantenere un orientamento di questa nuova esperienza. Quindi l'idea che, appunto, anche questa viene dal femminismo, per cui ci sono esperienze nuove, ma anche l'esigenza di un nuovo pensiero dell'esperienza stessa. Quindi è interessante andare a vedere questo lavoro che lei ha fatto, appunto, nel contesto. Ora, su questo episodio, in qualche modo, non lo so, ecco, leggendo, mi ha portato a pensare, come dire, il bisogno di una certa delicatezza, ecco, nel riprenderlo. Voglio semplicemente soffermarmi su questo punto, che mi sembra quello più importante. Nell'esperienza di questa sindaca, quel che c'è stato di nuovo, profondamente nuovo, secondo me, è stato riuscire nel rapporto, nelle relazioni che è riuscita a costruire, tra cui quella con Anna Rosa, quel che nel libro viene chiamato una disciplina di pensiero diversa. Quindi trovare una disciplina del pensare e del fare differente per mantenere una forma di governo, di pratica dell'autorità, di pratica politica differente. Quindi
Ad esempio, appunto, per quel che riguarda strettamente sono molto legate la pratica del pensare, l'esigenza più volte ribadita anche nei passi della sindaca stessa di tenere insieme in un legame stretto parole, fatti, azioni, in modo tale da non scivolare nelle astrazioni della politica. Quindi non dipingere dei grandi scenari, ma di, tra l'altro venendo lei dal partito comunista è interessante questo spostamento, ma tenere presente l'implicazione personale di chi fa politica e allo stesso tempo di chi è coinvolto nelle scelte che a livello politico si fanno. Quindi, ad esempio, dice in un passo la sindaca, non parlare del problema casa, ma di quali persone lo hanno, no? Fatto pensare un po' come in Francia, dove si dice le famiglie monoparentali, no? Poi di fatto, di solito, il 99% dei casi sono donne, in parte francesi, in parte no, quindi capire chi c'è, chi non c'è, preso in questo problema e come, quindi riportare, risituare l'agire nella sua concretezza. E così anche delle pratiche che allo stesso tempo vengono disciplinate, quindi portare l'accento sulla responsabilità politica soggettiva e quindi sottraendo del rapporto con che siano i partiti o altre forme di appartenenza, ma giocarsi lì, sia nella giunta, appunto la comunità governante, secondo la formula che ha proposto Anna Rosa, l'impegno e la responsabilità politica. Poi un'altra questione che colpisce appunto è aver coinvolto i dipendenti comunali, allo stesso tempo aver chiesto alle persone che fanno parte della giunta di avere delle competenze burocratiche, giuridiche, amministrative, proprio per dare un'altra forma all'agire. E poi appunto dice anche organizzazione di assemblee di cittadini, e qui la cosa interessante che colpisce per differenza rispetto ad altre esperienze che conosco di comuni, di enti locali che provano a fare qualcosa di diverso, è che sì che si dà peso alle assemblee, in questo caso quel che capisco dei cittadini, ma il punto è che si mantiene un riconoscimento di autorità. Ecco, in questo senso uno dei guadagni importanti che mi paiono appunto emergere anche dal libro di Anna Rosa è proprio questo, cioè se mettiamo in questione, come è giusto e poi di fatto è così nella realtà, la democrazia rappresentativa, non andiamo verso un'idea di troppo rapidamente di democrazia diretta nella quale ogni posizione di autorità viene negato, o anzi più precisamente dove non c'è spazio perché ci sia autorità. Diverso dalla posizione, proprio perché ci sia autorità, circoli eventualmente anche con le difficoltà che ha l'idea che ci siano questi momenti di autorità e delle relazioni di autorità. Questo mi sembra un punto importante e proprio del libro di Anna Rosa e dello spostamento che ci insegna a fare. Perché appunto quel che colpisce nel libro è proprio la necessità di, da un lato, descrivere, dall'altro produrre una trasformazione di quello che lei chiama forma mentis. Ecco, tra l'altro è un'espressione che ritorna anche qui quando Anna Rosa parla di queste trasformazioni che caratterizzavano la diversa politica fatta in questa giunta. Quindi trasformare quel legame che c'è tra pensare e agire, no? Che appunto lei chiama forma mentis, quindi è proprio forma della mente. Ed è questo che in parte descrive, quindi delle rivoluzioni, delle trasformazioni simboliche, ma anche che cerca di fare. Quindi il suo libro è anche un potenziamento, così almeno l'ho inteso, di quelle esperienze in cui questa trasformazione, se non addirittura rivoluzione simbolica, si fa. E come in parte diceva appunto anche Giacomo, questa trasformazione che suggerisce, in cui lavora il libro di Anna Rosa, è proprio una trasformazione delle coordinate più radicali del pensiero politico, moderno innanzitutto. Quindi quello che fa è un po' come dice Freud, no? Che ronda muovevo, perché qualcosa di nuovo nel pensiero, nella pratica politica ci possa essere,
anche all'interno delle riflessioni femministe bisogna riandare a smuovere i fondamenti, ed è quello che appunto il libro fa, mettendo in questione sia, come accennavo prima, l'idea che abbiamo di contratto e di libera impegno tra individui, sia appunto, messo in questo, la democrazia stessa. E quel che appunto si vede in questo gesto è proprio la necessità, come dicevo prima, di pensare quei momenti in cui le donne non ci stanno, o perché di fatto vengono messe a lato, perché non stanno e rivendicano di non stare nel posto che viene loro dato, no? Quindi la democrazia, così come è pensata, non tiene dentro le donne, il loro corpo e il rapporto alla vita che loro hanno, e questo eccesso, come dicevo prima, ci dà da pensare un eccesso che anche, non solo in quanto delle donne, anche un eccesso di quel che non riesce a essere detto e rappresentato nelle democrazie rappresentative, quello che appunto per Anna Rosa è il popolo, che tanto nelle teorie del contratto, no, in Hobbes ad esempio, l'idea stessa di avere un contratto sociale serve per fissare i limiti del politico, di quello che può essere detto politico e di quello che può entrare nel politico, quindi escludendo dall'alto le esperienze religiose e dal basso, se vogliamo dire così, quel che viene dal popolo, ecco, quindi da quella multitudo che non riesce a essere tenuta dentro e governata. Il contratto serve a dire: questa non è politica, quella non è politica, la politica è solo quello che sta in questo quadro formale. E se nel contrattualismo, quindi politica, proprio alla base delle idee che abbiamo di Stato moderno, c'è questo, anche in chi ha cercato di pensare questa esclusione, come Marx, quello che fa vedere in modo molto fine Anna Rosa, non si riesce, nel momento in cui si vuole cercare di dare unità al popolo, non si riesce a chiudere il cerchio, no? C'è qualcosa che sfugge. E l'esperienza politica delle donne escluse o che vogliono stare altrove aiuta a vedere questa eccedenza, questa esteriorità e a pensarla e a praticarla, ecco, quindi nei momenti in cui la nazione non fa uno, ecco, è quello che la politica delle donne o quello che è capitato alle donne nella politica ci fa vedere. Penso che sia un punto molto secondo appunto del libro di Anna Rosa, perché lega insieme l'esigenza di pensare oggi una diversa esperienza politica da quella che è già da tempo l'esperienza delle donne. Ecco, tanto più per ricollegarmi a quel che diceva Giacomo, in un contesto moderno in cui effettivamente non c'è più la dinastia che regola e in qualche modo dà la possibilità alle donne di partecipare di più alla politica, ma in forme più vincolate, legate appunto al ruolo di madre o di moglie, e le rende in una posizione, le mette in una posizione strana, ecco, per cui all'inizio 800 c'erano donne che cercano di fare politica, che escono fuori dalla famiglia, sono degli esseri incerti, ecco, non sappiamo che fare. E di questa incertezza che invece, come dire, diventa risorsa politica per oggi, per pensare oggi quelle esperienze di democrazia diverse che, come dicevo, tengono conto di quel che non sta, che non fa corpo, non fa uno nella politica, e quindi le soggettività, perché poi è questo che attraversano la politica, e quindi quel che ci può in questo, appunto, e questo penso sia, come dicevo prima, lo ribadisco perché è il punto originale e secondo del discorso, senza appiattire tutto su una sorta di democrazia diretta totalmente orizzontale. Ecco, si prevede la possibilità che non una persona fissa, ecco, stia in un ruolo di autorità, ma che si dia autorità e governo. Ecco, questo è un punto molto interessante. Allora, finisco con una questione, così, per lanciare il dibattito, o non so se lanciarlo, comunque da rivolgere ad Anna Rosa, che riguarda proprio il punto che ho cercato così di sottolineare. Ed è questa.
si capisce bene soprattutto dalle ultime, insomma, attraversa il libro, ma si vede bene alla fine nel capitolo su cui mi sono soffermata. Prima di questo capitolo, alla fine dell'altro, Anna Roll dice: non ho voluto qui ricordare delle esperienze di buon governo delle donne, di semplice buon governo. Quello che ho voluto fare è testimoniare di rivoluzioni simboliche fatte da donne, ma appunto che hanno la struttura di rivoluzioni simboliche. Quindi in questo, come dire, lavorando su questo, voglio, come dire, cercare di capire la differenza, che qualcosa che implica, che è implicato da questa distinzione tra buon governo e rivoluzioni simboliche. E anche in questo spingere forse un po' più alle conseguenze un po' più estreme un tratto del discorso di Anna Roll. Perché che cos'è che si vede qua? Che la sovranità femminile, il momento in cui delle donne più o meno in relazione si giocano la loro libertà, non è già immediatamente buon governo, come dire, non si sa già dove va a parare, non c'è una coincidenza immediata tra la libertà di una donna o di più donne e il giusto e il bene. Ora, questo non vuol dire che siano due cose opposte, vuol dire che non c'è coincidenza immediata. Cosa vuol dire? Che una delle due è al primo posto, o è la libertà, oppure è un agire già giusto e buono. E in qualche modo si deve scegliere, nel senso che se si mette al primo posto la libertà, poi c'è un lavoro da fare perché ne venga fuori qualcosa di ben fatto per il contesto in cui si è, per gli altri con cui si è in relazione, eccetera. Se si inverte, se la prima preoccupazione è che sia già giusto, evidentemente giusto, possa già essere giustificato come qualcosa di giusto e buono, e beh, la libertà delle donne che può essere messa più a rischio. Ora, dare il primo posto alla libertà è quello che io ho imparato leggendo, soprattutto non credere di avere dei diritti, e poi discutendo con tante donne. Allora, questo che cos'è che vuol dire? Vuol dire che quando ci sono esperienze di sovranità femminile e di governo da parte delle donne, c'è un momento in cui l'agire non è garantito, nel senso che si passa di lì. Penso proprio anche a un'esperienza personale che ho fatto di affermare con altre una libertà, quindi non voler essere a certe condizioni in un posto che ci era stato dato, e veramente c'è stato un momento in cui non sapevo che cosa sarebbe successo, e quel momento di non garanzia e di esposizione va pensato, perché è un momento conflittuale in cui allo stesso tempo è molto difficile il conflitto, nel senso che se uno sa che è giusto, va più facile confliggere, se invece la cosa che è giusta è la propria libertà, ma poi non si sa che ne verrà fuori, ecco che diventa un'esposizione più grande, ecco, non garantita, quindi da giocarsi di più, ed è anche, credo, qualcosa che frena ogni tanto la possibilità di prendere quella posizione di sovranità da parte delle donne. In questo senso, questo è un momento così difficile, delicato, che però è una condizione della libertà femminile, va pensato, ecco, nella sua difficoltà. Grazie. Molte grazie sia a Giacomo che a Stefania, che, come dire, hanno colto i punti centrali su cui mi sono impegnata per offrire la scrittura di questo libro. Io farei così, rispondo, cerco di interloquire con Stefania sulla questione che ha posto, perché è esplicito il suo porre una questione, e poi proverei a vedere se ci sono interventi dal pubblico, tra di voi, perché magari qualcuno ha letto il libro e ha questioni da porre a sua volta, piuttosto che ricommentare quello che abbiamo sentito, che ha una precisione sia
storica appunto che è ermeneutica da parte di Stefania, che appunto non richiede, io credo, un'ulteriore ripresa, a meno che voi siate interessati a ritornare su qualche passo di quanto è stato detto. Dunque, la frase che tu hai citato, che, in cui io distingo tra buon governo e rivoluzione simbolica, è una puntata conflittuale, diciamo, contiene un tentativo di aprire un conflitto con una posizione di un certo femminismo che ritiene che il compito femminile, se donne accettano di entrare nelle istituzioni, qualsiasi esse siano, da quelle culturali a quelle statali, il compito sia semplicemente mostrare appunto che si può governare secondo onestà, secondo rettitudine, disinteressatamente, evocando il bene comune, proteggendolo, ecco, tutte azioni che sono e intenzioni politiche che sono sacrosante e, per carità, vanno assolutamente perseguite. Il problema è che questo l'hanno dimostrato tutte le sovrane che io ho studiato, avete sentito prima nella descrizione di Giacomo quello che ha fatto Maria Teresa d'Austria, per esempio, insospettabilmente una credente, per l'appunto, no? Una cristiana convinta, che ha fatto quello che ha fatto con i privilegi del clero, eccetera, eccetera. E quasi tutte le donne di governo istituzionale, per arrivare alla Merkel di oggi, e persino riflettendo su certi aspetti che i meno truci, diciamo, della Thatcher, dimostrano qualche cosa che ha a che fare con il buon governo. Ma non è che passa una parte della differenza femminile per quella strada, solamente una parte la percorre, e in realtà potrebbe finire semplicemente come è finita in certi momenti della storia questa intenzione del buon governo a rattoppare tessuti lacerati, recuperare situazioni cadute in conflitti sanguinosi e poi pacificate, riscattare una forma di onestà e di rettitudine nel governare, insomma cose che non escludono che anche uomini siano capaci di tanto, ecco, e per carità ce ne sono e come, cioè non è questo che fa la differenza. La questione che fa la differenza è la relazione con il potere e il modo con cui si intende la gestione del potere, persino in quelle che l'hanno potuto, per via istituzionale, per via familiare, dinastica o elettiva, gestito, e per la forma mentis, per l'appunto, che si gioca direi in maniera elettiva nel momento in cui c'è un'esposizione che politica e pubblica di donne in tutte le epoche. E questa è la questione molto più interessante, ed è quella di cui bisogna ritornare in una maniera direi abbastanza precisa e radicale a tenere conto anche delle discussioni tra noi, perché è da lì che passa qualche cosa di rivoluzionario che non fa rientrare la presenza delle donne nelle istituzioni anche oggi semplicemente come presenza riformistica, perché quello che io respingo nel mio testo e della mia posizione politica è proprio l'atteggiamento riformista, cioè l'atteggiamento che aggiusta, no? Cioè che dà per buono e per scontato che si tratti semplicemente di storture ciò con cui abbiamo a che fare oggi nel panorama
generale dei nostri tempi, torture, errori, disastri che però possono essere in qualche modo riparati, no? Ecco. Allora, qui c'è una forma mentis per l'appunto che ha a che fare con tutta la storia della mentalità, si potrebbe dire, europea e più largamente occidentale. La mentalità è quella che si può dire con semplicità progressista, cioè questo modo di intendere l'agire storico come un agire che rompe, ripara e fa fare un passo avanti in una direzione quasi sempre finalistica per l'appunto. Mentre come dici tu, come hai detto tu in fine del discorso, tu Stefania, l'agire che appoggia sull'agire sul simbolico, cioè sulla autorevolezza del pensare e del fare, non ha nessuna finalità e nessuna garanzia. Non ha nessuna garanzia proprio, e si potrebbe addirittura rovesciare, non ha nessuna garanzia proprio perché non ha nessuna finalità, perlomeno nessuna finalità pregiudicata e preconfezionata. Diventa, si mette in forma proprio nella relazione con il contesto, ma inteso il contesto anche nel senso più vasto del termine, non semplicemente come spesso noi lo intendiamo in una forma, in una specie di localismo femminista, no? Il piccolo contesto, come dire, del poco intorno a noi, che è il luogo da cui nascono le azioni anche simbolicamente rivoluzionarie, ma il contesto è, per l'appunto come insegna la forma mentis sapienziali, è il contesto in cui il presente prende forma. Ecco, questo è il luogo, se si può chiamare così, e il tempo, se si può chiamare così, in cui l'agire non scontato, non finalistico, non pregiudicato, non disciplinato da ideologie, nemmeno da buone intenzioni, prende forma perché è il frutto di del pensiero sulle relazioni in contesto. E sulle relazioni in contesto in cui la cosa più importante, ma come dire ormai è diventata probabilmente più importante a livello globale, è riuscire a fare qualche cosa che mantiene le differenze, ecco, e a partire da quella, come dire, originaria che ben sappiamo, quella da cui tutto si origina, che è quella tra uomini e donne. Allora è da lì che incomincia a prendere forma contestuale l'agire storico-politico che possa in qualche modo diventare rivoluzione simbolica. E la questione della sapienza al governo c'entra, direi, in maniera non valicabile, in maniera imprescindibile, ormai in qualsiasi discorso noi entriamo. Perché? Perché la forma mentis sapienziale, poi dico qualche cosa in più su questo anche per andare incontro, come dire, a ciò che non è poi così indefinibile, no? Su cui metteva l'accento prima Giacomo, la forma mentis sapienziale precisamente quella che è stata sempre e sorprendentemente seguita e praticata in tutti i momenti della storia che noi possiamo ritracciare in forma di fonti primarie o fonti secondarie, cioè di quello che le donne hanno scritto, di quello che altri dicono che le donne hanno fatto e detto. E evidentemente quindi c'è una differenza di forma mentis, si potrebbe dire che sta alla radice di tutto il cammino dell'umanità che si significa, come si segna come femminile e come maschile nel corso di quella che chiamiamo storia. Cos'è questa forma mentis sapienziale? Intanto è la forma mentis del discorso radicale,
che potrebbe essere detto perfino se si sta a sentire il Ravasi di oggi sul domenicale eziologico, cioè è la forma mentis che sa che tutto quello che si produce e che ci si accorge che non ha rispondenza positiva nella realtà ha un'origine, ha una radice per l'appunto che bisogna sempre andare a ritrovare e dalla quale bisogna sempre partire per poter comprendere che cosa ha prodotto quella radice. In un certo senso è una forma mentis che viaggia su livelli extrastorici, cioè non sa, pure traducendosi in azioni storicamente segnate, viaggia su un altro livello che non storicistico, insomma, ma sul livello dell'eternamente umano, per intenderci quello che Simone Weil indicava come livello da riprendere sempre ogni volta in cui si apre una fase costituente, in cui si ripensa la convivenza e in cui la convivenza tenta di rimettere radici in un terreno che Simone Weil aveva intuito bene, ma lo intuiscono più o meno, diciamo con più o meno esplicitezza, tutte le pensatrici che io ho potuto studiare e che ho trovato, come sono state indicate. C'è, come dire, un modo di considerare un'esperienza comune, che è quella umana, che non sopporta le istituzioni della storia. E la mentalità, la forma mentis sapienziale ne tiene conto, e tiene conto che queste ragioni che non sopportano le istituzioni della storia non si possono cancellare, si è visto che non si possono cancellare e non si possono nemmeno istituzionalizzare. Prendiamo l'idea di giustizia per l'appunto. L'idea di giustizia è una giustizia che ha delle traduzioni storiche, ma non è detto che le traduzioni storiche che difendono il bisogno di giustizia rendano giustizia alla condizione umana, come si vede per l'appunto. E dunque sempre bisogna tornare a quella radice dell'umano quando si ricostituisce il cammino di ogni convivenza. E si deve anche pensare che la mentalità cosiddetta forma mentis sapienziale non separa gli ambiti disciplinari. Non fa questo lavoro di specializzazione per cui non è possibile transitare dalla filosofia all'antropologia, alla teologia, alla psicanalisi o a che so, ecco, perché sono, come dire, tutti discorsi che si tengono in qualche modo. Ecco. E dunque c'è anche un'istanza, come dire, di ricostituzione della forma di sapienza che si può ottenere nella condizione umana. Ecco perché non è conforme all'esperienza differente femminile nell'esposizione del governo, nell'assunzione di responsabilità pubblica e politica, l'idea di buon governo, perché l'idea di buon governo ha determinazioni storiche molto precise e si riferisce, come dire, a momenti contingenti molto storicamente determinati che peraltro costituiscono morali politiche per l'appunto, che non sono escluse queste morali politiche contingenti dall'agire politico di governo o dall'agire politico di autorità, ma non sono quelle che determinano la differenza femminile. Grazie.
Allora, sì, il discorso secondo me è proprio questo, che un pochino i due ragazzi hanno bendizzato il libro di... Hanno? Bendizzato, perché hanno messo in un ordine di un discorso storico che per forza deve essere progressista all'apparenza o no, in questo senso. Niente, invece quello che ho visto io, vabbè, innanzitutto va detto che è un libro ricchissimo, molto stimolante, sia per la politica delle donne, per la storia della politica delle donne, sia per la metafisica, per cui si può andare avanti, anzi penso io di andare avanti a prendere appunti, fare degli esercizi su questa cosa, no? Ma io volevo mettere invece, io uso un discorso critico, per cui critico la tua critica del discorso critico. Critico la tua critica del discorso critico. Allora, tu inizi mi sembra fondamentale, chiave nel tuo discorso, la citazione della discrezione della Bing, che tu dici non c'è mai stata nelle istituzioni politiche. Invece no, la discrezione intesa dalla Bing è quella della moderazione, Aristotele, poi con la sua aspetto negativo che è la stessa citazione. Ah no, ma non vuol dire quello, comunque vai avanti. Nella stessa citazione della Bing che dice no, vendetta, punizione a tutti quelli che peccano nell'eccesso, eccetera, è il classico moderato, che dice moderato, invece reprime, eccetera, no? Per cui ecco questa cosa fondamentale. Poi la prima invece fondamentale è quella che hai richiamato adesso, senza dire il termine con cui la dice, che è della Zambrano, che ovviamente tutte le volte mi inviti a studiare, e questa volta magari lo faccio. Primum vivere. Allora, il primum vivere, che è l'altro giorno leggevo Jung, per caso ho ritrovato il suo primo libro come fonte nicciana, no? Eros, volontà di potenza, eccetera, interessante. E, niente, questo primo libro, appunto, lei fa un discorso, secondo me, lei nel senso di, detto a voi lei, perché si do del tu fai un discorso, delle donne, no? Che poi approfondisci anche nella proposizione della sapienza delle preziose. Sapienza delle preziose che a livello estetico mi sembra corrisponda col manierismo. Sono troppe questioni, ti puoi fermare? Sì. No, vado avanti, te le dico tutte, tanto poi te le sono facili. È scritto tu il libro. Facciamo un pezzettino, dai. Vai sul manierismo, no, perché è un discorso che voglio fare così. Nel senso che tu quando proponi le preziose, quando proponi la discrezione della Bingen, quando proponi il primo vivere della Zambrano, per spiegarci meglio, cioè vi potete prendere un appunto e poi cercare su internet primo vivere, eccetera. E fai un discorso di proposizione della pratica moderata fra le donne, cioè quello che prima dicevo, Bendà era uno che diceva, no? C'era il trattamento dei chierici, no? Per cui gli intellettuali hanno sempre tradito i contenuti della filosofia, facendo poi altro, i valori della filosofia facendo poi altro. Questa posizione dice no, non è così, i contenuti della filosofia sono... Sono tante questioni, capisci, che poni. Sì, sì, ma è dammi la posizione unico, secondo me. No, vabbè, se non devo fare l'intervento fa niente, non c'è problema. L'hai già fatto. Sei sicura che non l'ho già fatto? Ecco, appunto, decido io. Cioè.
No, beh, allora voglio dire, in questo libro la rivoluzionaria diventa l'isterica, no? Una tra le tante, ce ne sono altre. Ecco, l'isterica ha anche altre forme, ci sono gli esperimenti della Salpetriere in cui le isteriche vengono messe in posa, no? C'è la volontà che dà l'ordine della posa da prendere e vengono messe in posa, e questo somiglia all'arte del manierismo, no? Messo in posa, senza piedi, tutto stirato, poi ci sono tutte le incombenze domestiche, dove si stira, eccetera. Vabbè, comunque bisogna aver letto il libro per capire queste cose, vero? Niente, appunto, ci sono queste cose qua che, appunto, se non se ne vuole parlare... No, allora, guarda, ti faccio contenta con... Andiamo avanti con i dibattiti, sì. Raccoglie altre domande. Vabbè, sì. Poi c'è la citazione continua del Vangeli. Appunto l'eccesso è proprio qualche cosa che si può. Allora, io sono stata colpita dal dilemma finale che sollevava Stefania, cioè lei dice, e questo infatti io non so se sia la Rosa che cita o l'ho letto in un'altra parte, c'è un'affermazione che a me mi ha scandalizzato, di una femminista importante, però non ricordo, la quale ha detto: ma cosa importa che si chiede tutta questa libertà per le donne se non sappiamo a che fine questa libertà? Ecco, allora Stefania diceva, insomma, si promuove libertà e poi si sta lì sul coso a contemplare la Sant'Anché, oppure si... ecco, nel libro di Anna Rosa non è chiaro su questo punto, lei non è che sia, non lo risolve così, io aspettavo quando hai risposto a Anna Rosa che tu, invece hai detto una cosa, delle cose molto importanti, ma che tu non affronti questa, è una cosa molto pratica, molto terra a terra, cioè diamo il primo posto, senso della lotta delle donne è la libertà femminile. Allora, questo io l'ho detto per il femminismo, femminismo quando arriva, poi lì basta, non ha più, il femminismo è questo, è questo il punto, mettiamo al primo posto quello o mettiamo al primo posto, è andata un'espressione che tu hai criticata, quella del buon governo, d'accordo, ma mettiamo al primo posto, scusami, la retorica che tu usi non mi piace molto, ma non importa, questo che è di arare il terreno con la che ci possa crescere quello che è che ci possa crescere, cioè ci mettiamo a questo lavoro, è un'altra cosa questa, e sono due cose diverse, e allora diamo il primo posto a questo. Allora a me interessava sapere, perché io questo dilemma lo vivo, lo sento, anzi diciamo pure che questa cosa a un certo momento, quando ho visto quali sono gli esiti di quella che è stata, certo ci sono degli esiti positivi, altissimamente positivi, ma lo spettacolo che danno di sé le donne e di cui non si può più dire che sarebbe il patriarcato, che sono costrette, che eccetera, gli spettacoli che danno sono deprimenti, compreso adesso quando citano sempre la Presidente della Camera. Ecco, lei per me sembra la classica prima della classe che qualche volta dice delle cose belle, fa le lezioncine belle, qualche volta è francamente antipatica perché c'è in certi interventi usa la sua autorità di presidente per fare interventi assolutamente, insomma, da prima della classe, ecco, c'è il professore che sta fuori e dice alla prima della classe, o la maestra dice alla prima della classe, tieni a posto la classe tu. Allora, voglio dire, questi sono quelli che vediamo, e quindi c'è questa cosa qui, io la sento molto questa, e il tuo libro propende più per promuoviamo quello che è l'autorità femminile, perché ci sia finalmente questo primato governo della sapienza, che è quello che sarebbe l'umanità che si riattinge, che può riattingere politicamente, praticamente, eccetera, il suo sapere politico lo riattinge a quelli che sono
le radici stesse dell'umano, quello che ha tentato per esempio uno Simone Weil, ma Simone Weil da nessuna parte si è battuta per la libertà femminile, mentre noi abbiamo scelto di batterci per la libertà femminile e di imporre così alla storia una svolta radicale, di cui non sappiamo come va a finire, però questa è la cosa, e che mi pareva Stefania tirasse fuori. Ma non tirare fuori questo. Secondo me, così anche questo. Anche questo. Sì, 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 sì. Un'altra domanda? No, io mi era. Mi è piaciuto molto il discorso appunto dell'umano che non si riduce alle istituzioni, e questo mi fa venire in mente Alberto Camus e la sua peste, in cui appunto l'umano è sempre, si confronta sempre con delle istituzioni che sono al di sotto del livello di accettazione da parte di un umano appunto. E quindi diciamo che questo discorso probabilmente, adesso quello che diceva Luisa è altrettanto importante, e mi sembra che il fatto sia che le istituzioni sono quelle da ripensare, cioè appunto l'umano dentro le istituzioni. Io penso anche a Milano e al suo decentramento, io lì impazzisco, l'umano impazzisce dentro questo. Ecco, allora voglio dire, probabilmente è questo che anche Anna Rosa mi sembra sosteneva, che è da ripensare così profondamente tutto appunto la difficoltà enorme, quella che poneva Stefania appunto era questa difficoltà, perché c'è la libertà femminile, però la libertà femminile, a parte che deve anche lei orientarsi, perché voglio dire, bisogna anche fare esperienza di libertà. Io credo che le Santanchè e tutte queste persone sono il prodotto di una libertà senza freni e senza pensiero, no? Senza... Quindi c'è questo terribile distanza appunto sia tra l'umano e le istituzioni, e a loro volta poi tra le stesse donne e la loro libertà. Io credo che su questo appunto il pensiero può essere un utile supporto, diciamo. Non so se è una domanda o una riflessione, comunque. Tre cose mi venivano in mente. La prima è che noi abbiamo molta meno anche nelle ultime produzioni, libro della Luisa sull'autorità, adesso sulla sovranità, quindi la prima cosa che mi viene da chiederti è se tu fai una distinzione quale tra l'uno e l'altro termine, sovranità e autorità. L'altra cosa è perché ci diamo così tanta importanza, diciamo, come donne, come movimento femminista. Gli uomini non gli danno assolutamente importanza, danno molta importanza al potere. E per contrasto o per contrapposizione, quando si vogliono smarcare da questa dimensione del potere, invocano la rete, ecco, quindi non invocano l'autorità, invocano la rete. E l'ultimo libro di Petrini parla di, che si intitola Cibo e Libertà, parla proprio della diffusione 10.000 nodi nella rete, e parla invece che appunto di questi termini che noi usiamo, parla di un'austera anarchia. Ecco, questo è il modo, diciamo, in cui gli uomini democratici, con cui credo, immagino, noi dialoghiamo, vogliamo dialogare, immaginano un cambio, no, di paradigma. Ecco, non immaginano l'insegna da voi. Quindi mi domando se questo invocare la sovranità, l'autorità, sia un dispositivo, per connettermi al discorso della Luisa, un dispositivo che aiuta la dimensione della libertà nelle nostre relazioni, perché a questo deve servire, altrimenti è inutile. Cioè invocare l'autorità, indipendentemente da un suo calarsi nella carne vivente delle nostre relazioni, mi sembra inutile.
Allora, lì nella canna delle relazioni l'autorità diventa, si traduce nel riconoscimento di valore dell'altra, no? L'altra ha autorità e l'autorità è una figura circolante tra di noi, quindi riconosco valore all'altra, riconosco autorità all'altra. Mi domando che cosa succede quando si scambia l'autorità nelle relazioni quotidiane con la richiesta d'amore. Quando la richiesta di riconoscimento può essere investita o sovrainvestita da una domanda d'amore. Non c'entra col libro. Esatto. Una domanda molto rapida. Sentendo parlare di libertà, mi chiedo se questa libertà che usate come vocabolo e come concetto abbraccia dei confini o è senza confini? È una domanda autentica, nel senso che non so veramente la risposta. Ecco, è stato preso la differenza tra il modo di rapportarsi delle donne rispetto al potere e degli uomini. Vorrei chiedere questo, ecco. Io non ho letto il libro e me ne scuso, però l'incentivo di chi ha parlato me lo mette... mi piace, insomma, mi è servito, credo. Vorrei chiedere questo. Da parte vostra, intendo dire di te, Anna Rosa, di te, che hai parlato prima, in che rapporto state con l'autorità che vi è stata riconosciuta, anche per esempio parlando di questo libro, di quello che è scritto, eccetera. Mi piacerebbe sapere il vostro, diciamo, modo di non mischiarla poi con il potere, no? Le distinzioni ci sono state. Ma prima di proseguire, volevo chiedere chi si ferma alla cena. Fate la mano. 1, 2, 3. Per forza, due la infondo, però se non andate solo in macchina con me. Possiamo continuare? Sì, dov'è il micro? Ecco. Dunque, una piccola risposta, tanto per sgranchirsi un po' le gambe, a te, Elena, che riguarda solo il tema della discrezione in Hildegard di Bingen, perché è importante per, come dire, è una delle qualificazioni politiche dell'agire secondo la differenza femminile che io ho potuto vedere, per esempio, nell'esperienza di Graziella Borsatti. È il discernimento, discrezione è un termine mistico che significa discernimento, significa la capacità appunto di leggere la realtà secondo le sue differenze, e valorizzarle, mantenerle laddove sono, come dire, costituiscono la realtà e non l'aggrediscono. Quindi è una qualità, come dire, che è importantissima anche per il pensare, semplicemente, ed è smarrita, ed è una delle qualità smarrite dalla forma mentis dicotomica occidentale. È per questo che mistici e mistiche si danno così da fare per qualificare la migliore qualità per chi governa nella discrezione, che non è la moderazione, è il discernimento. Posso interromperti, Anna Rosa? Lo chiedo come vecchia signora, come permesso di licenza. Volevo dire a Giacomo che ho sentito insolitamente anticlericale. Il Papa Legnante, nella sua intervista alla Civiltà Cattolica,
ha fatto l'elogio del discernimento nei confronti di ogni sapere codificato. E lo ha proprio lungamente commentato, il discernimento, così come l'ha definito adesso una rosa. Per dire, non parlare sempre dei preghi, si può anche parlare bene. Un grano salto. Ma dunque, il resto, diciamo, degli interventi ruota intorno alla questione della libertà femminile, soprattutto, bene, è la prima cosa che bisogna dire è che questo è un tema, il nome e attorno a cui ruota tutto il nostro lavoro, la nostra discussione, il nostro lavorare insieme. Cioè non so se si può dare una risposta convincente in forma di pensiero soggettivo, seppure in relazione, come quello che pratico io. Ma la questione della libertà femminile dove va a finire ora, visto che è alla portata di ogni donna che abbia l'ordine simbolico femminile, io non lo so esattamente appunto dove possa andare a finire, e non lo credo che lo si possa sapere, come avete sottolineato. Però la cosa che mi sento di dire è che questo testo nasce proprio anche dall'allarme con cui la mia sensibilità mi fa recepire che è possibile che questa libertà femminile, se non si innesta, se non si coniuga, se non si allaccia in una relazione profonda con l'amore per il mondo, possa essere qualche cosa che implode in qualche forma, in forme che non so bene ancora quali possano essere, ma quello che io ho trovato, ho cercato ed ho trovato, è che tutti gli esempi che ho fatto, dall'Aldegarda di Bingen fino alle operaie tessili, per come io leggo le vicende di queste donne, la salvano la loro libertà e la mettono al primo posto, e la mettono al primo posto come abbiamo fatto noi, proprio perché tengono coniugato strettamente la loro libertà con la libertà, si può dire, con la vita del mondo, ecco, con la vita del mondo. Ora, l'indagine che io ho fatto e che propongo, che è una specie di, di tirare i fili anche di molta sapienza accumulata nel tempo e molte esperienze, molto pensiero dell'esperienza, va nella direzione di mostrare come sia possibile tenere insieme e anzi in qualche modo porre al riparo la libertà femminile al primo posto, nel momento in cui questa libertà femminile si intreccia strettamente con la vita del mondo. E quindi è questo che è la mia risposta, soggettiva, la riassumo in questo modo. Quello che trovo sorprendente a mia volta, e lo trovo sorprendente anche in questo inizio di confronto che ho a partire dal libro in qua e là, intorno a noi, in qualche città, in qualche situazione di pensiero, è che per l'appunto c'è una specie di quietismo femminile, cioè insiste una forma di quietismo femminile che, proprio perché ha assaporato la libertà al primo posto nella lotta del femminismo pensante, della differenza, e sa di averla nell'ordine simbolico, nelle azioni quotidiane, nelle relazioni
conquistata, a come, come dire, è arrivato lì e finisce lì, il risultato sembra quello, sembra quella la fine di tutto, la fine di ogni scommessa, eccetera. Ecco, allora, per me quello è il segno che invece la libertà femminile non è più al primo posto, perché non è possibile pensare che si continua la lotta per la libertà femminile, che vuol dire per la differenza. La lotta per la libertà femminile è la lotta per la differenza, cosa è? È perché esista la differenza femminile, è perché esista e che abbia la sua autorità. Allora, senso libero della differenza. Certo. Ecco, per il senso libero della differenza, certo, è quella la lotta. Allora, ma appunto, come è possibile continuare a lottare per il senso libero della differenza in una forma di quietismo? Come dire, in una forma, come dire, di arresa al fatto che ci sono cose che ci sovrastano, oppure che ci sono disastri a cui non possiamo arrivare, eccetera, eccetera. Cioè, non è la proposta di un ingaggio politico per la salvezza del mondo questo, perché sono stata la prima io a rimproverare a Marina Terragni la sua idea messianica del femminismo. Non è questo, non è la funzione salvifica delle donne, è l'intreccio, la relazione con il mondo quello che conta, perché se non c'è più mondo, cioè non c'è più pensiero, non c'è più differenza pensante, eccetera, eccetera, non c'è più la lotta per il senso libero della differenza. E quando è che non sappiamo dare contenuti a questo senso libero? Ma questo, per esempio, l'ho coniata io, ma come sarebbe? Sì. Lei lì parla nel microfono, ma subito come concetto universale. Ma certo che è una formula buona, certo che è una formula buona, ma vogliamo sapere che cosa significa praticamente, questo è il punto. La domanda di Stefania si può tradurre in questo, che cos'è? Che cosa vuol dire praticamente il senso libero della differenza sessuale? Ecco, questa è la cosa. Io sulla tua critica è naturale, quando l'altro ieri e anche perché dopo domani hai già parlato, hai detto molto bene la storia della generazione del presente al presente, io su quel punto assolutamente d'accordo con te. Comunque, quello che voglio dire è che la domanda di Stefania, che è quasi un dilemma, ha forma di dilemma per me, nella mia testa, questa domanda si può tradurre nel dire che cosa vuol dire in pratica il senso libero della differenza. Lei fa un discorso di verità, secondo me. Io? No, la butterei. Ma posso passare la parola a Riccardo? Oppure no, minimo, però c'è. Per esempio, oggi è la lotta per il primum vivere rispetto alla costruzione di realtà data dall'economia finanziaria. Ecco, oggi può voler dire anche come interpretare le sovrane che tu ripassi e a cui Giacomo ha dedicato la sua attenzione. Queste sovrane sono veramente leggibili interamente storicamente come donne di famiglia, cioè delle genealogie lì, delle discendenze. Parlo della società moderna, ma nella prima fase sono veramente leggibili così, o non dovremmo leggere nella loro cosa una conflittualità con questo sistema che descriveva Giacomo? Questa è una domanda che si pone oggi per chi fa storiografia del passato. Però la risposta c'è, cioè una possibile risposta è... Vorrebbe fare una domanda... L'ho detto, un riempimento di senso è dato da quella...
una lotta per il senso libero della differenza femminile oggi è quello della lotta per la priorità della vita e delle sue ragioni nei confronti dello strapotere, ma soprattutto della costruzione di realtà che fa il femminismo, l'economia finanziaria. No, beh, c'è un femminismo finanziario, scusate, la presidente là della banca. No, a questo proposito, se voi confrontate, se avete potuto confrontare o potrete confrontare la intervista che è stata fatta a Venturen sulla la Repubblica del, non ho, leggi quando è, ecco, il confronto con quello che noi stiamo dicendo, che si sta dicendo qui, è molto istruttivo. Sta uscendo anche qui in Italia, credo, il suo ultimo libro, La fine della società. Alain Touraine è quello che ha scritto Il mondo delle donne, che sembra qui esserselo dimenticato in questo nuovo... E perché se l'è dimenticato? Perché c'è un effetto di realtà, come dire, di scomparsa in qualche modo dalla lotta pubblica visibile ai suoi occhi, evidentemente, rispetto alle ragioni che pure sono in un certo senso, veramente quelle del primum vivere. Perché in questo La fine della società, Alain Touraine dice che la costruzione di realtà che attualmente è data dalla economia finanziaria, dalla priorità delle ragioni dell'economia finanziaria rispetto alle ragioni dell'umano, lui dice, farà finire in qualche modo il mondo così come lo conosciamo noi che abbiamo qualche anno, qualche decina d'anni. Però la sua diagnosi non è esatta, perché appunto attribuisce alla fine di quello che invece noi abbiamo detto è stato frutto delle lotte per la libertà femminile e per il senso libero della libertà, cioè la fine dello Stato, la fine del contratto matrimoniale, la fine della sovranità dell'individuo, eccetera, eccetera, li attribuisce all'economia finanziaria. Ecco, allora, un altro contenuto di lotta, come dire, per la libertà femminile è fare quel lavoro che io ho rifatto all'inizio del libro, cioè ricondurre alle lotte del femminismo la fine di queste costruzioni patriarcali. Perché se invece si dà ragione all'economia finanziaria di aver avuto questo merito negativo di portare alla fine Stato, eccetera, eccetera, si sbarrisce storicamente, per esempio, il fatto che invece gran parte di questa fine è stata voluta e perseguita dalle donne. Ecco, allora, ci sono come si fa e il cosa si fa, mi sembra abbastanza chiaro. Il giudizio che hai su Touraine, io ti chiederei di sospenderlo, perché il libro è una grande bla bla ed è vero quello che dici tu, però c'è una parte in cui lui separa il femminismo, è quello da parlare, dal movimento delle donne, e del movimento delle donne lui dice non è uno dei tanti movimenti sociali che hanno degli obiettivi che non si può non condividere. No, nella fin de société, la fine delle società. Il movimento delle donne, adesso nel quarto, quinto, il movimento delle donne fa parte della struttura dinamica che ci sta portando al futuro. Lo dice, è la idea, perché lui separa il femminismo della parità, di cui pensa piuttosto male, da quello, anzi, vede che il femminismo, quello che lui chiama femminismo, che noi chiamiamo femminismo della parità, è
omologo del movimento moderno del capitalismo finanziario, ed è innegabile che il femminismo della parità è omologo al processo che ha portato al presente e al capitalismo di tipo finanziario. Però è curioso, scusami, non voglio intervenire. Aspetta il microfono. E chiama movimento delle donne quello che è il movimento delle donne italiano, tant'è vero che lui si riferisce di contorno all'Italia e all'aspirazione italiana, però non lo chiama quello femminismo, lo chiama movimento delle donne, e ne vede benissimo il carattere, dice non sono gli obiettivi che contano, lì c'è un processo di trasformazione del presente che porta, che ha la stessa struttura del processo che lui cerca di disegnare e che secondo me non disegna bene, ma questa idea, questa intuizione è molto giusta, quindi il giudizio su quel libro allora sarebbe di tenere a sospeso. No, tu ti sei basata sull'intervista, l'ho detto, non è che sia, è un pensiero abbastanza organizzato, ma si trova dentro un librone dove c'è un sacco di cose, non contesto quello che tu hai detto, però siccome io questo libro l'ho visto, l'ho letto, meglio e voglio dire, bisogna sospendere, ecco, non è che rinnega l'autore del mondo delle donne, questo voglio dire, è pur sempre lo stesso pensatore. Sì, ma io ho detto che è l'indicatore di una lotta da fare. No, vedo quello che tu. Sì, avevo alzato la mano. Ha chiesto prima Riccardo. Perché mi sembrava fosse proprio, per adesso il discorso in realtà è andato avanti, quindi può essere proprio breve, cioè mi sembrava che effettivamente questo che è stato chiamato dilemma, questa questione sia una questione genuina molto interessante, no? Cioè, è chiaro che tu, se, da quello che ho capito, io ho letto la metà diciamo del libro, non è che hai una concezione che subordina la libertà a un fine molto determinato, questo nessuno te lo attribuisce ovviamente, però è pur vero che mi sembra di capire anche dalla tua risposta, ritieni che all'altezza del presente sia importante non fermarci, l'hai detto, infatti non saresti intervenuto perché l'hai detto tu, non fermarci più semplicemente all'affermazione della libertà. Ora, la cosa che aggiungi è qualche cosa però di molto plastico, non è un contenuto stabile, dici una sorta di amore per il mondo, no? Una sorta di attenzione ai particolari, ecco, quindi in questo senso riesci a tenere molto della plasticità che aveva il riferimento alla libertà. Per esempio, stavo pensando al sottosopra, è accaduto non per caso, no? C'è quel punto dove si dice, un'affermazione che per me è molto importante, dice la libertà femminile non è semplicemente un significato, ma un generatore di significati, non significante. Certo. Benissimo. Ecco, ora, l'amore da un certo punto di vista è un significato rispetto a questo, però allo stesso tempo, proprio per la sua plasticità, non è tutto. Mi sembra che questa sia un po' la tua sfida, di, come dire, questa idea di, non è semplicemente una ermeneutica di quello che è stato, è un tentativo di dire, qua ci deve fare una sorta di passo avanti, poi si tratta di vedere, di discuterlo, però c'è questo tratto così che però, insomma, boh, grazie. Silvia, posso aggiungere una cosa? Sta parlando. Allora, Silvia sta parlando. Allora, mi ricollego esattamente a quello che dice Riccardo, perché la domanda di Stefania è fondamentale. Io vorrei semplicemente dire che la risposta sul fatto che non si tratti di buon governo, essendo una che fa molta fatica a stare nella radicalità, mi ha molto convinto. E quindi questo è, come dire, già un passo, no, che permette a me personalmente, mi permette di fare un passo che riorganizza e riordina la confusione che il mondo ti sta mandando addosso in mille forme. La seconda cosa è che quello che è temibile dell'avvenuta libertà femminile è che se la si dà come avvenuta in sé e non come terreno di conflitto, come è proposto dal libro, come tu hai colto, siamo nel conformismo, nella ripetizione, nella finzione, cioè siamo in un regime estremamente complicato che non permette quell'amore del mondo che io considero un significante e non un significato. Quindi da questo punto di vista mi sembra che il libro proprio operi uno spostamento, che è ben colto nella, cioè, la tua domanda era giusta, ma
un inizio di risposta, perché il problema dei libri è fare le domande, non dare risposte. Questo inizio di risposta nel libro, secondo me c'è, ma qualche risposta c'è in quel libro. Poi ti dico, io sono la prima a dire che, essendo io una mente non radicale, faccio estrema fatica a seguire la radicalità del pensiero di Anna Rosa e di quelle che le chiama le sue quattro maestre. Quindi non metto in dubbio che io faccio più fatica magari di altre, però un orizzonte di senso che non sia quello per cui la libertà è data e siamo tutte a posto e ci accomodiamo in questa libertà e siamo tutte conformisticamente contente di quello che ci è successo, non che è solo successo, ma anche quello che ci è successo, più che quello che è successo, questo secondo me è un indicatore di lavoro da fare, non di risposte già date, secondo me. Però se l'amore è un significante, c'è una sorta di, tra quattro virgolette, criterio. Vuol dire che non possiamo già dire chi dire chi non è, non lo sta perseguendo. Vuol dire che, capisci? Cioè, se è un significante non possiamo dire allora io sto perseguendo l'amore e tu non lo stai perseguendo. Vuol dire che è nel conflitto, perché un altro potrebbe dire anche io sto perseguendo l'amore. Cioè, se è significante vuol dire che il suo contenuto si genera all'interno del conflitto. Ma io quello che chiamo femminismo quietista non lo dice mica che io sto perseguendo l'amore. Questo è il punto che vediamo, e facciamo la distinzione rispetto ai discorsi di spontaneamente vanno verso l'amore. È autoescludente, perché si autoescludono. Mi sembra che qui si faccia, se ne fa una confusione rispetto invece a un'operazione di pulizia che Anna Rosa compie nel libro, che io non ho finito di leggere, ma perché quella radicalità poi in realtà vuol dire andare alla radice delle cose, cioè non è che vuol dire che non è la rivoluzione in quanto progetto totale, eccetera. Allora, Anna Rosa passa in rassegna tutta una serie di parole chiave, no? Nella prima parte del libro. E questa questione della libertà, che è effettivamente importante, è venuta fuori, però c'è un nome che è sottaciuto, che è Hannah Arendt, perché quando parliamo di amore del mondo parliamo di libertà nel senso dell'agire, non quindi come... E la libertà non è appunto, è dentro un sistema liberistico di assunzione di diritti individuali, eccetera, ma quel tipo di libertà lì è invece quello che si scosta da questo. E la libertà, proprio perché è una libertà vincolata, cioè entra nella relazione, entra nell'interagire, quindi è una libertà vincolata. Anna Rosa mi sembra che dica che la sovranità, la libertà della sovranità è ancora più vincolata, no? Allora, qui la questione è chiaro che l'agire libero non può avere l'obiettivo finale, proprio perché l'agire libero interagisce con altro. Ma lei l'ha già detto benissimo quando ha detto fai finire un discorso, perché sennò non finalistico la crisi. Oh, ma lei le rianimo. Non c'è problema, c'è bisogno di rianimare. Allora, no, volevo solo dire questo. Allora, su questa questione della libertà, forse ricordare la riflessione di Hannah Arendt mi sembra doveroso, perché lì dice molto di della questione che tu hai anche posto. E quindi questa libertà vincolata è la libertà di una che si pone dentro
una, la relazione, la relazione col mondo, la relazione con l'altro, la relazione, quindi in questo è sposta radicalmente l'idea di una libertà del soggetto proprietario di diritto, che è quella vigente, no? Allora, questo spostamento, questa trasformazione, poi lei, Anna Rosa, mi sembra che lo faccia vedere poi in storie, lo mostra, e che è diverso appunto dal buon governo, quando tale. Dal governo, non da buon governo, dal governo, l'accezione migliore del governo. Giusto riprendere quello che si è detto per provare a precisare così la cosa che mi fa questione. Partiamo da quello che diceva, giusto, sì, è vero, non ho mi aiuta a precisare, non è, quando dicevo libertà, femminile, pensavo alla libertà così come il femminismo l'ha pensata e l'ha praticata, quindi non la libertà di soggetti che chiedono dei diritti, ma vincolata. Ora, il problema è cosa si vuol dire vincolata, perché di per sé le relazioni possono vincolare la libertà in molti modi, non è che di per sé ci danno già un orientamento. Posso dire così, la cosa a cui reagisco è quella di dare, di pensare che l'orientamento alla libertà delle donne possa essere ritrovato in questa, come dire, ritornare alla radice, ecco. Lì c'è qualcosa che io non riesco facilmente a seguire, sono poco sapienziale, non so, però effettivamente, nel senso, qual è il punto? È la cosa che diceva Riccardo, nel senso che non bisogna farsela facile, non è che Anna Rosa lo faccia, però voglio proprio suscitare, pensare che questo riattingere, che l'umanità riattinga la propria radice, sia trovare già dei contenuti, è questo, cioè, quando Riccardo dice è un conflitto tanti, quindi è uno spazio di conflitto, siamo nel conflitto e quindi no, nel quel che storicamente si dà come dire, per me, per dire, più semplicemente, quello che fa eccesso rispetto a un contesto storico e che quindi consente di avere degli orientamenti, può essere o qualcosa che pertiene all'umano o qualcosa che in quel momento storico è di più, no? Di quello che già sappiamo, che ci dà identità. Io gioco un po' più in questa direzione, per cui per questo che mi interessa ripensare il femminismo, perché lì c'è qualcosa che è un eccesso rispetto alla realtà e che dà un modo di confliggere ancora su questi significanti, che sia l'amore, cioè, ci sono delle pratiche, voglio dire, che sia la pratica della relazione trasformata, quella dell'autocoscienza, eccetera, che quando è messa all'opera, diciamo, aiuta a praticare questo conflitto e a non fissarlo, ecco, e più in profondo, secondo me, se si studia e si ripensa la questione del femminismo, si trova qualche aiuto per capire che vincoli ci sono comunque. Una cosina. Volevo solo dire che tornare alla radice non significa mica carismo, No, no, non è la carismo, è un deposito. No, vabbè, ma no, ma è per me è chiaro, e speravo che lo fosse, che è un metodo, una pratica di pensiero, tornare alla radice ogni volta di ogni cosa, in questo caso la radice della democrazia è il tema del libro, ecco, è il tema e le sue disavventure patriarcali e tutto il resto, però la radicalità come metodo è una pratica di pensiero. Diciamo che distingo la ritornare alla radice della democrazia e ritornare alla radice dell'umano. Ecco, sono due operazioni diverse.